Un cordiale saluto e ben ritrovati anche per la pagina sportiva del TG. Noi capiamo con il calcio. Ormai pare evidente che alla Lucchese ogni giorno spunta un problema e talvolta anche grosso. La vicenda dello stadio Portelise, il mancato via libera della commissione di vigilanza che lunedì non ha effettuato il previsto sopralluogo. Il presidente della Lucchese Grassini si è recato martedì mattina a Palazzo Orsetti, dove ha incontrato il sindaco Tambellini. Il numero uno rossonero ha chiesto che la situazione venga urgentemente sbloccata. È infatti risaputo che senza il via libera del proprietario dello stadio, ovvero il comune, la Lucchese non verrà iscritta al prossimo campionato. A ciò dovremmo aggiungere una multa da 10.000 euro, un deferimento, con la prospettiva di dover poi ricorrere contro l'esclusione. Il termine perentorio, e qui non si sgarra, per la presentazione di tutta la documentazione sui criteri infrastrutturali è fissato per il 20 giugno, quindi fra poche ore. Naturalmente passano in secondo piano le vicende di calciomercato. Lo stesso Lucchesi ha confermato che doveva incontrare un paio di giocatori importanti, ma che ha dovuto giocoforza prendere tempo. Vedremo quello che succederà, come si svilupperà questa nuova, ennesima situazione, tra virgolette, drammatica, nelle prossime ore. Passiamo all'atletica, parliamo della 16ª edizione della scalata a San Pellegrino in Alpe. Ben 130 specialisti della corsa in montagna si sono sfidati per la 16ª edizione della scalata all'Alpe di San Pellegrino, l'ormai ben nota e storica corsa in salita che parte dalla piazza del comune di Castiglione per raggiungere San Pellegrino in Alpe a quota 1520 metri dopo un'ascesa continua e arcigna di 11 km. La gara, anche quest'anno organizzata in modo impeccabile dal gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli, non ha deluso le attese. Sotto l'aspetto tecnico, i forti scalatori del gruppo sportivo Recchiella, Marco Guerruccia e Laura Mugno, sono stati gli autentici dominatori della gara, con il primo che saliva in vetta in solitario fin dai primi chilometri e faceva registrare l'ottimo tempo di 57 minuti e 48 secondi. Secondo posto per il giovane Filippo Bianchi del Ponte Scandicci in 1:02:53, mentre chiudeva al terzo posto il vincitore delle precedenti due edizioni, Marco Occhi della Panaria Group in 1:04. In campo femminile Anna Laura Mugno si è imposta in 1:07 e ha preceduto la giovane Elena Canuto dell'Atletica Castello e la detentrice del record della gara Romina Sedoni del gruppo sportivo Lamma, giunta ad oltre 6 minuti. Nelle varie categorie trionfo per Luca Diversi e Odette Ciabatti, entrambi gruppo sportivo Recchiella categoria veterani, e per Claudio Simi del gruppo podistico Alpi Apuane negli argento. In memoria Giuseppe Tagliasacchi è stata assegnata all'Orecchiella, mentre gli amici di Gabriella hanno consegnato una targa a Marco Guerrucci in ricordo appunto del compianto medico Gabriello Angelini, ideatore dell'evento nel 2003. La piazzetta di Chiozza, affollata di appassionati e tifosi, ha ospitato il cerimoniale delle premiazioni alla presenza delle autorità con il sindaco di Castiglione Daniele Gaspari e degli assessori Gino Masini e Roberto Tamagnini, cerimonieri dell'evento. Passiamo al basket, si è concluso il secondo Memorial Francofort a Siepi che si è svolto al playground di Spianate, siamo ad Altopascio, sei squadre under 20 a darsi battaglia, alla fine la spuntata è il rosso-blu Montecatini Terme che in finale ha battuto 58 a 54 il padrone di casa dell'NBA Altopascio, terzo posto alla Libertas Lucca, quarto il Centro Minibasket Lucca, quinto il Don Bosco Livorno, sesta la Folgore Fucecchio. Ancora il pallone a spicchi, si chiude con un acuto la stagione del Cefa Basket Castelnuovo. La squadra amatoria ha infatti conquistato l'edizione 2018 della Coppa Primavera WISP. L'impresa è stata confezionata a Ghezzano nella finalissima contro la pallacanestro Stagno Livorno, battuta 68 a 62. La coppa è stata consegnata dal responsabile WISP Alfredo Bismuto, al capitano dei Garfagnini Luca Dini e al presidente David Biagioni. Siamo alla pallavolo, torniamo ad occuparci della Nottolini Capannori che prepara la nuova affascinante avventura in B1. Una stagione favolosa che nessuno potrà facilmente dimenticare, archiviata con la vittoria in campionato e una finale di Coppa Italia giocata in casa al Palatagliate con ardore e spirito battagliero, anche se l'esito non è stato quello auspicato e auspicabile. Ma va bene lo stesso, un 2017-2018 che alla Nottolini nessuno dimenticherà tanto facilmente, ma siccome non si vive di soli ricordi, la società del presidente Paolo Gradi guarda avanti alla prossima stagione che la vedrà in aste di partenza del campionato di B1. Lavoro alacre e duro per il direttore sportivo Ronzo Miccoli, che vuol mettere a disposizione del riconfermato coach Sandro Ferguson Beccheroni un'istituzione a Capannori, un roster solido e forte in grado di ben figurare anche in categoria superiore. Detto che l'obiettivo primario sarà la salvezza, la Nottolini che verrà vuol però togliersi anche qualche soddisfazione ed essere a modo suo protagonista, magari una sorta di mina vagante del torneo. Confermato lo zoccolo duro di una squadra che ha dominato in B2, sono state perfezionate due importanti operazioni di mercato. Presa la schiacciatrice Giada Becucci proveniente dal Quarrata in B1 e dunque elemento come suol dirsi di categoria che va a completare il parco attaccanti. Altro arrivo di rilievo è quello di Sofia Migliorini, palleggiatrice prelevata dal San Michele Firenze, che affiancherà la riconfermata Bresciani.
ma incombono altri colpi, un terzo centro da affiancare alla Magnelli e alla Mutti ed un libero alter ego di Ilaria Miccoli. Insomma, quasi un doppione in ogni ruolo. Infine, ancora da verificare il girone in cui giocheranno le bianconere capannoresi. Lo conosceremo solo verso metà luglio. L'unica cosa certa, pare che ci saranno molte squadre del centro Italia. Un fine settimana denso di successi per le squadre giovanili del Tennis Club Lucca, titolo toscano per l'Under 12 femminile. Grazie a questo risultato la squadra si qualifica per la fase di macro area che si disputerà nel mese di luglio proprio al Tennis Club di Copelago. Semifinali regionali anche per Under 12 maschile, Under 16 maschile Lucca, vincitrice per 2-1 nel derby contro il Lucca B, e l'Under 14 maschile. Sabato prossimo le semifinali. Nella foto che vedete la squadra vincitrice dell'Under 12 femminile con il capitano Pieri, il presidente Quilici e il vicepresidente Morrison. Denis Cocu, giovane atleta paralimpico porcarese, siamo all'equitazione, esce a testa alta dal campionato italiano di Casorate Sempione, a cui ha partecipato nonostante non potesse vincere per regolamento, poiché gareggiava con un cavallo con cui non aveva mai fatto prima una gara. Con solo due allenamenti, Denis è stato comunque in grado di piazzarsi in prima posizione sia nel primo che nel secondo giorno. Purtroppo, durante l'ultima prova, quella del freestyle, a pochi secondi dalla fine, il cavallo è partito al trotto, facendo cadere Denis, che però, fortunatamente, questa è la cosa più importante, non si è fatto niente di male. Chiudiamo con il ciclismo, un appuntamento ormai diventato periodico, a partecipazione gratuita, aperto a tutti, è l'Ego Slow Roll, la biciclettata lenta che riscopre la bellezza della città di Lucca e il piacere di fare attività fisica. Il prossimo appuntamento sarà per il solstizio d'estate, il 21 giugno torna infatti la Ego Slow Roll, la biciclettata per le strade di Lucca. Il ritrovo alle 20.30 all'Ego City Fit Lab di via Carlo del Prete. Il percorso sarà di circa 15 km, le biciclette opportunamente illuminate attraverseranno la circonvallazione, le strade, le piazze cittadine e naturalmente le mura urbane. Importante ricordare, per chi eventualmente non avesse la bicicletta, che può prenotarsi chiamando il centro Ego e così trovarla direttamente all'Ego City Fit Lab. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa e subito dopo il TG prosegue con la terza ed ultima parte.